diamo inizio io mi ero appuntato delle osservazioni scritte quindi diciamo un po un po più grammaticali dell'eloquio diretto comunque ecco volevo eh, se non ti dispiace eh, cominciare dalla fine cioè eh, questo film finisce con una <coughs> piovosa giornata di maggio dove al grande cimitero napoletano di Poggio Reale si raduna il fiorfiore di una elite intellettuale napoletana fatta di persone molto civili, sobrie, severe impegnate, sensibilissime ai problemi della società in cui vivono, in particolare della loro città, e dove fino a qualche anno prima, come dice l'oratore che recita il, il compianto funebre di Caccioppoli, una città do, che aveva eh, vissuto della presenza illuminante, straordinaria di Benedetto Croce e di tutta una, una tipologia, direi così, di intellettuali, ma anche di professionisti, eh, di, di specchiata eh, onestà, di grande cultura, di grande passione civile. Il eh, relatore, paradosso che appunto in una Napoli così, eh, così aperta invece era normalità, è che l'oratore ufficiale della funzione è un umanista, è un letterato, è un docente della facoltà di lettere. Il quale dice: Sono io che commemoro un grande matematico e questo è il risultato di una, una lotta che noi abbiamo sempre fatto, di un obiettivo che abbiamo voluto raggiungere, che è l'unità del sapere. Ecco. Vedendo questa, questa bellissima sequenza piena di sfumature, eh, a me è venuto in mente che oltre a essere il compianto per la morte del grande matematico napoletano, è anche forse l'orazione funebre per la propria prossima morte da parte di una classe dirigente, cioè come se loro mimassero in anticipo la metafora della propria scomparsa, con i fatti che sono successi e che stanno succedendo a Napoli in questo momento doloroso, eh, sembra proprio che eh, ci sia eh, ci sia stato un ribaltamento un rovesciamento un vuoto che paiono irreparabili che ne dici? Eh, innanzitutto ti ringrazio per la domanda eh, cioè partire da quella scena quella scena è stato uno dei più importanti contributi di Fabrizio Ramondino al film perché è stata, era, è stata proprio una sua idea è quella di avere questo, questo, lei chiamava secondo tempo, ecco, cioè proprio a primo e secondo tempo, era, era molto lungo diciamo la sceneggiatura del funerale ed è stata anche una scena molto, che in tanti hanno detto che non era il caso, di, di, cioè che era troppo lunga, che il film in realtà era finito con la sua morte, eccetera, eccetera, mentre invece a noi era sembrato veramente importante l'idea che dopo questa settimana di grande solitudine noi abbiamo girato questo film con pochissimi soldi e quindi abbiamo fatto di necessità virtù, cioè nel senso che non potendo mettere eh, automobili d'epoca o grandi masse, eccetera, eccetera, in realtà abbiamo filmato una città quasi deserta d'agosto e, e questa, 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 questo vuoto per così dire è un vuoto che accompagna il, il personaggio del matematico durante questa sua ultima settimana fino alla fine no? quindi è come un tempo sospeso in un certo senso è stato condotto in modo sì, diciamo, sì, sì, il fatto che fosse, diciamo, poi appunto, perciò dico necessità-virtù, e insomma, un po' di virtù, insieme alla necessità pure ci vuole. La penuria, e... <ride> la creatività. E dunque, e dunque... E... Ecco, ci sembrava importante che proprio infatti come la pioggia, no? cioè come dopo la pioggia, so, sotto questi ombrelli, rispuntasse improvvisamente dopo la sua morte invece la città, cioè il coro cittadino con tutte le sue diverse voci e così via. Vorrei anche dire, Ugo, che tu eh, giustamente metti in evidenza la parte intellettuale, però c'è da dire che... Proprio a partire da Cacciopoli, c'è una caratteristica di Cacciopoli che a noi piaceva moltissimo e su cui Fabrizia diciamo, insisteva moltissimo: era il fatto che lui fosse un personaggio ubiquo, diciamo così, cioè che attraversava le classi sociali in maniera trasversale. Cioè, lui era amico tanto di appunto, grandi scienziati, professori, umanisti, artisti e così via, ma come era amico anche invece degli operai che frequentava col ehm, Partito Comunista oppure con gli osti, diciamo ci sono appunto diverse eh, osterie, trattorie a Napoli che ancora adesso, in cui ancora adesso è possibile avere i, i ricordi veri, cioè era un uomo che aveva da, davvero no, con questo suo camminare per Napoli sempre con questo impermeabile e, e questo solo camminare, camminava solo a piedi, nessuno lo ricorda mai su un'automobile o su un mezzo pubblico. Camminava a piedi e tagliava per così dire, attraversava la città. No? E quindi, e, e, ecco, quindi, e però è vero che c'è una, quindi si raffigura una Napoli, quindi la parte intellettuale, quella che deriva da Croce e così via, ma anche la sua parte eh, popolare, che è una parte. Eh, Profondamente sana anche quella, cioè voglio dire, sono molto contrario alla divisione di Napoli, diciamo, tra come dire, classe eh, alta e, e Lazzari per così dire. Cioè, è, è uno dei grossi problemi con cui i napoletani si misurano, cioè l'idea di riuscire a percepirsi come corpo unico no? a cui dare eh, risposte uniche. Eh, però, ehm, Ecco, questa, questa, questo presentimento c'era, il film è stato girato. Molto spesso poi le cose si confondono, no? appunto, quindi eh, il Rinascimento napoletano, eccetera. Questo film è stato girato non solo quando Bassolino non era ancora sindaco, quindi di Rinascimento napoletano non se ne parlava proprio, ma è stato girato anzi uno dei momenti più bui della città, che, diciamo, perché era il tempo in cui a un certo punto, eh, diciamo dopo Tangentopoli e così via, il, il comune di Napoli era collassato, cioè era, era stato dichiarato fallito, cioè era un, un momento di in cui eh, diciamo, era per così dire collassato tutto il sistema di potere e, e, di, e di affari che, sostene, che aveva sostenuto la città negli anni Ottanta in maniera molto drogata, sono stati anni molto difficili gli anni Ottanta a Napoli e, e quindi sì. quello era un momento veramente molto difficile quindi, eh, e, e certamente questo crepuscolo, no? perché il film è, è, è tutto nel segno del crepuscolo. Io, quando pensai di girare questo film, e vengo un po' anche alle tue sollecitazioni, cioè era... Ehm... Diciamo, io non avevo, mai, eh, appunto, non avevo mai pensato di fare un film, nonostante il cinema per me era sempre stato una parte fondante proprio della mia vita e del teatro che avevo fatto per tanti anni e così via. Improvvisamente mi venne incontro questo film. Cioè, proprio come una intuizione, diciamo, che non poteva essere altro che cinematografica. Ed era l'idea non di un film su Caccioppoli, ma l'idea su uh, uh, sul crepuscolo di Cacciopoli, cioè io addirittura l'idea mia originaria era stata un giorno, l'ultimo giorno di vita di Cacciopoli. Con, lavorando con Fabrizia, questo giorno è diventato una settimana. Però è rimasta l'idea di non avere flashback, di non ricorrere a voci fuori campo, di cercare nel tessuto della sceneggiatura di far riemergere diciamo appunto come se fossero delle ombre, insomma, no? del passato attraverso gli incontri, quello che succede e così via. Però ecco, questa idea quindi crepuscolare, a cui poi eh, naturalmente si è eh, diciamo collegata la fotografia di Luca, di Luca Bigazzi, cioè un taglio quindi... Ehm, questo senso, no? c'è un filtro, come avete visto, giallo davanti, che è un colore che ci sembrava giusto. Da un lato c'è il calore no? del giallo, dall'altro però c'è anche qualcosa di malato. Di... E, insomma, quindi questo senso crepuscolare, cioè l'idea che in certo senso, con la morte di Caccioppoli finisse un tempo, che non è solo una cosa relativa a Napoli, perché Caccioppoli era stato una di quelle persone. Eh, come dire, no? che hanno creduto nel dopoguerra all'idea di, di una società, certo anche illusioni, eh, cioè Cacciopoli era un comunista, un comunista che ha avuto sicuramente, come nel film abbiamo cercato di riportare, delle crisi rispetto a, a quello che era successo in Ungheria nel 1956, però è anche vero che dall'altro lato riusciva anche a vedere come troppo comoda poteva essere la via d'uscita dell'Ungheria per tanti personaggi che in realtà poi, Diciamo scendevano da, dal carro comunista eh, anche per ragioni, cioè era, poteva, potevano essere anche ragioni altre da quelle diciamo così sostanzialmente ideali. Cioè, quindi, c'era una complessità, c'erano delle contraddizioni, del resto sono le contraddizioni che si sono portate avanti ancora fino adesso e che ancora adesso diciamo, attanagliano, voglio dire, poi la sinistra. E, e sono, però certo con Cacciopoli si spegneva qualcosa. Considerate la data anche, il 1959, cioè l'anno in cui appunto Renato Cacciopoli sì. si è suicidato, ma questo non ha importanza. Ha, ha invece importanza, secondo me... Il, cioè, ha importanza per ragioni personali ma questo però magari lo diciamo sì insomma è, è meno è, è, mi sembra è, mi molto significativo che Le mani sulla città sia un film ambientato nel 1960 cioè come se in un'ipotetica diciamo cronologia cinematografica napoletana è, diciamo c'è sicuramente un rapporto Le mani sulla città è stato un film molto importante per il cinema italiano e sicuramente per noi napoletani, per me certamente. Quindi, come dire, l'idea che dopo Cacciopoli ci sia poi le mani sulla città. cioè C'è un. Una... Ecco, allora, quel crepuscolo, che era il crepuscolo di quel tempo storico. Per Caccioppoli prima della, delle mani sulla città, che era il crepuscolo in cui noi giravamo il film negli anni. Dopo, nel momento dopo Tangentopoli col comune collassato e crisi totale della città. Oggi si ripropone, oggi si ripropone dopo le illusioni e le sirene del Rinascimento napoletano e si ripropone tragicamente anche perché diciamo così è come se adesso mancasse la speranza, cioè, nel senso che quando cadevano i sistemi eh, che avevano governato Napoli eh, diciamo così, collegati alla democrazia cristiana, al... cioè si aveva sempre la sensazione che ci fosse un'alternativa possibile, adesso collassa quella che era stata l'alternativa, quindi di fatto si ha la sensazione che non ci sia niente da fare. E, e questa sensazione è molto pesante a Napoli, e, è una cosa con la quale è molto difficile fare i conti. Però naturalmente vi rendete benissimo conto che non è una questione cittadina, non è una questione, cioè è una questione globale, ampia, è una questione nemmeno italiana, nemmeno europea, ma eh, diciamo che riguarda eh, eh, come dire, il nostro pianeta per come, come si è combinato. È difficile riuscire a. E, e poiché Napoli, insomma, ho sempre trovato che. Cioè Napoli è come una città che ha una. Eh, in un corpo, quando c'è una ferita che non si rimargina, diciamo, il corpo si ammala, quella ferita comincia a sanguinare, cioè il primo punto dove. È. e Napoli ha questo aspetto. Cioè, con questo non voglio, diciamo adesso. Eh, insomma, però trovo anche che sia sbagliato parlare del caso Napoli chiudendolo in un, come se fosse in un recinto, in una sorta di lazzaretto, no? In realtà, come appunto si è visto, ecco, Gomorra è un film che è ambientato a Napoli, a Scampia per meglio dire, ma è un film che per certi versi può richiamare, richiama potentemente molte altre periferie del pianeta. No? Cioè, quindi, è stranamente un film molto interno alla città, allo stesso tempo, però, anche un film che dice quanto questa. Questa ferita sia in realtà come ci sia un fiume sotterraneo, eh, vulcanico, per così dire, che ha tante bocche. E Napoli sicuramente è una di quelle più spaventose, però tante ci sono, tante ci sono in Italia, eh, dalla Tissa in croppa a Torino, a, cioè, voglio, per dire che non, non è un, è un cioè, cercare di capire la complessità è molto importante. Torno a Cacciopoli, cioè Cacciopoli era un uomo che cercava di capire la complessità, lo faceva come scienziato, è stato uno dei, degli ultimi probabilmente matematici in grado di, di eccellere tanto nella geometria quanto nell'analisi. Oggi diciamo, più passa il tempo, più si è scienziati specialisticamente. Cacciopoli aveva ancora diciamo, una... Uno slancio leonardesco, cioè aveva la capacità di essere, appunto, di essere geniale nel campo della geometria, come in quello dell'analisi, però era un musicista, però era un uomo che, come dire, osservava la cultura e la vita, diciamo, con una, nel, nella sua complessità. La complessità porta anche i nodi, porta, porta a vedere i nodi, porta ad affrontare i nodi, e porta a molta sofferenza anche. Quindi. In Cacciopoli c'è questo insieme di vita, di forza, di intelligenza e eh, di sofferenza e di nodi eh, che non possono essere eh, sciolti, eh, che non si vuole tagliare con la, con la spada e questo non so se ci dica qualcosa come die, della fatica che bisogna affrontare adesso, ma anche a Napoli ci dice sicuramente anche però di una ciclicità, no? ecco, quindi è una, Napoli è una città che ciclicamente torna, torna a sanguinare, questo è uno dei momenti più forti da questo punto di vista, però bisogna avere la consapevolezza di questa ciclicità, l'idea che appunto la, la Napoli che tu dicevi, Ugo, è una Napoli che ha, per certi versi esiste, perché, es, perché voglio dire se esiste... La Camorra però poi esiste Roberto Saviano e quindi vuol dire che Napoli ha la Camorra ma ha anche Roberto Saviano e questo vuol dire molto. È, è, un, è, un, è, una, è, una, è una città che deve, eh, come dire, che deve mh, riuscire nell'insieme ecco, a, a essere. Cioè, la cosa più importante è riuscire a non separare le, le due città, le città l'una dall'altra, non creare ghetti, a non creare chiusure. Questo è lo sforzo più difficile da fare in un momento in cui invece tutto dall'esterno tende a chiudere. Tu hai detto che eh, Cacciopoli viveva la città trasversalmente e quindi eh, coltivava rapporti con tutti. Gli strati sociali con tutte le tipologie, anche le più, le più umili e le più se vogliamo, eh, come dire, eh, ir in irregolari. Il, secondo me, il, eh, lo, questo film, non so se tu ne sei consapevole, è. Eh, propone o contiene o cela una identificazione profonda in questo tipo di rapporto con Napoli e i napoletani tra Cacciopoli e Martone nel senso che anche tu nel film passi dai femminielli ai consigli accademici o nel, riesci perfino nel funerale a inserire quei due, eh, non, so, non vorrei necrofori, chiamiamolo, chiamiamolo che poi ricordano veramente quelli di Amleto. Quelli di Amleto sono Becchini. E che, <ride> e che sono di una straordinaria simpatia, soprattutto quando finito di scavare e di commentare le disfunzioni. Eh, organizzative del, del funerale e poi si, si mangiano quelle due gigantesche pagnotte ecco una, un amore per i tuoi concittadini e anche i miei semi concittadini che proprio è indefettibile nel tuo film non esiste un personaggio sgradevole o negativo dai professori che baccagliano intorno al tavolo mentre lui in primo piano quella poi è, una, è un colpo di genio si sdraia, e prende dei libri tra l'altro il libro è proprio anche una specie di leitmotiv quasi ossessivo del film e poi si addormenta e poi tu ci torni dopo con un inquadratura ecco, bellissima anche pittoricamente, di luci, ecco, è, è proprio la, la, la qualità e la tua capacità che io ho colto subito con grande adesione, proprio di, di voler bene a tutti, di, di voler cogliere anche nel sottoproletario più, più disastrato, un lato di umanità, di simpatia e diciamo anche di, di allegria la scena dell'incontro eh, col gruppo dei femminelli è proprio esemplare in questo senso e, e, tu ci costringi a innamorarci dei femminelli tale è l'amore con il quale eh, li rappresenti Beh, li comprendi sono meravigliosi quindi, eh. ecco secondo me questo è una è, è uno dei tiranti eh, morali e, e diciamo, poetici del film, questa totale conciliazione del suo autore con un, una umanità a tutto campo che, che è appunto quella della, eh, della martoriata metropoli. Mm. Ma anche nella Martoriata Metropoli, eh, adesso io l'ultimo lavoro che ho fatto a Napoli è stato un laboratorio su Falstaff, cioè ho, ho messo insieme dei giovani attori eh, selezionati con dei provini, eh, un grande attore maturo come Renato Carpentieri a fare Falstaff e a fare eh, diciamo da come dire, trainer insieme a me. E eh, quattro ragazzi del, di, del, del carcere di Nisida, scusate non si deve dire carcere, ma insomma dell'istituto minorile di, di Nisida, comunque insomma dei ragazzi. Sapete che Nisida era stato molto caro, Edoardo, e, e insomma anche in quest'ultima esperienza che ho fatto un anno fa è stato impressionante. cioè la. la c'è il contributo che questi quattro ragazzi hanno dato al laboratorio, cioè non il contributo che il laboratorio ha dato a loro, ma il contributo che loro hanno dato al, a, a, a noi, cioè alla, alla traduzione: perché noi abbiamo tradotto questi pezzi diciamo, dall'Enrico IV di Shakespeare. Ehm, Così, lo traducevamo intorno al tavolo, quindi era un, un gioco, il divertimento, perché era, era, in, era un laboratorio napoletano. No? Cioè, sapete che Falstaff frequentava le osterie, i ladri, le puttane e così via, e quindi c'era diciamo, quest'idea di, di avere questo doppio registro. E, e diciamo, è stata incredibile la capacità di concentrazione, di, di intelligenza, di. Ora voglio dire che tutto questo quindi, naturalmente a Napoli, c'è non è un eh, del resto, appunto. Naturalmente nel, in questo amore che c'è per la città nel suo insieme, ancora voglio dire quanto è importante il contributo di Fabrizia Ramondino. E Fabrizia diciamo più volte, no? dicevo io, diciamo, sono. Insomma, eh, diciamo, non è per populismo. No? Cioè, non, è, non è una questione di, di populismo. Anche se appunto, poi voglio dire. Anche alle volte voglio dire viva la faccia no? di un po' di sano populismo. Insomma, cioè voglio dire l'idea che comunque si possa considerare una società nel suo insieme. E a me deriva certo anche da una questione personale. Appunto eh, sono nato eh, da, diciamo, da padre napoletano e da madre genovese, io non sono napoletano quattro quarti. E questa parte, diciamo, altra pesa molto su di me, insomma, io mi sento per certi versi anche straniero in patria. Però la parte napoletana è molto forte, la parte da mio padre, la parte da parte di mio padre è una parte, diciamo, umile, popolare. E, mh, I miei nonni abitavano sui quartieri spagnoli. insomma Ricordo benissimo dalle scuole, dalle, ecco all'elementare. Io ricordo benissimo, cioè avevamo il famoso grembiule che cioè, appunto diciamo, eh, diciamo ti, ci rendeva tutti uguali e che, e perché erano, eravamo bambini che venivano da, da, da ed eravamo oh. bambini che stavano bene insieme, cioè, è, è, è importante, credo. Questa, questa ecco. C'è probabilmente appunto qualcosa che mi riguarda da un punto di vista personale che si riflette sicuramente nel film. Però è anche una considerazione, c'è cioè anche una appunto, è anche una determinazione, insomma, proprio a, a, a considerare. Che cosa ci si può dare reciprocamente, ecco, perché il punto non è aiutare la Napoli in scampia, cioè, il problema è capire cosa ci si può dare reciprocamente. Se non si, se non si fa questo cambiamento, cioè proprio nella testa, non, non se ne viene mai fuori, perché naturalmente non si viene mai fuori da un, un problema di continua dipendenza, e quindi da un problema di continuo conflitto, e quindi da un problema di continuo odio, poi. No? Con grande, con grande dispiacere, veramente col senso lancinante di una rinuncia, dobbiamo finire, se no ci caccia. Grazie.